terza domenica di Avvento, l'Evangelista Luca ci propone una figura tipica dell'Avvento, Giovanni Battista. Però Giovanni Battista è un veramente Vangelo aperto, perché vuole darci un'immagine di Cristo, un'immagine però veramente molto forte, perché lui, Gesù, viene a portare sulla terra non la pace, ma addirittura il fuoco inestinguibile. Attraverso questa immagine apocalittica, veramente molto forte, che può suscitare quasi quasi una sorta di conversione mentale, per cui tante volte noi pensiamo che Gesù sia quel santino che noi tante volte vediamo in quelle immaginette, dolce e tante volte anche sdolcinato, che non ha niente a che fare con il Vangelo. Attraverso appunto questa immagine che il Battista ci vuole portare e che proclama nel Vangelo, ci vuole veramente illuminare dal punto di vista cristologico, manifestare chi è Gesù. Gesù è colui che viene a portare il fuoco sulla terra, un fuoco che è la luce, che è il calore, ma anche che è purificazione, che è anche cambiamento di vita. È il fuoco del Vangelo, è il fuoco dello Spirito che viene veramente a rinnovare tutte le cose. Per cui il tempo ormai è finito, non abbiamo più tempo, perché ogni attimo che noi perdiamo senza Gesù, senza Cristo, senza la grazia, è veramente tempo perso. Con Gesù invece, anche quando viviamo nella inutilità, anche quando sentiamo la monotonia, anche addirittura quando c'è anche una sofferenza acuta, un dramma della nostra esistenza, con Gesù diventa sempre un tempo propizio e un tempo opportuno. Con Gesù mai si perde tempo, ma tutto diventa un'occasione per fare il bene, o visibile o invisibile, ma sicuramente reale. E allora le folle domandavano al Battista: che cosa dobbiamo fare per vivere la venuta di Cristo, per accogliere nel nostro cuore il fuoco, il calore, la presenza del Vangelo di Gesù che viene donato a noi mediante la grazia dello Spirito Santo che noi riceviamo nel battesimo, nella cresima, ma in tutti i sacramenti e soprattutto nel vissuto di fede e nella preghiera. Cosa dobbiamo fare? Vivere, dice il Battista, secondo giustizia e secondo carità. La giustizia significa avere un cuore capace di mettere ordine nelle ingiustizie umane, nella società, nella famiglia, forse anche nella chiesa, nei luoghi dove noi ci troviamo a vivere, la scuola, forse anche la nostra società, il posto di lavoro. Mettere ordine, che significa veramente che ognuno stia al posto proprio, perché nella società, come anche nella chiesa, è vero che c'è posto per tutti, ma ognuno deve stare al proprio posto per costruire qualcosa di bello. E poi giustizia significa anche fare in modo che coloro che vivono di ingiustizia, di povertà materiale ma anche relazionale, forse anche politica, possano vivere una vita degna, che sia rispettoso della persona umana, che ha una sua interiorità ma anche una capacità di relazione, che è anima e che è corpo, che è capace di costruire, che è capace di progettare, che è capace di realizzarsi, perché tutte queste potenzialità sono presenti nel cuore dell'uomo, e quella immagine di Dio da cui noi veniamo, perché noi siamo immagine di Dio, e siccome Dio è amore, è un amore relazionale, anche noi viviamo in questa relazione, e nella relazione noi ci costruiamo come persone e come identità personale. Nel rapporto, ad esempio, nella famiglia costituita dal papà e dalla mamma, attraverso la chiesa dove noi viviamo delle relazioni formative,
dove la scuola non è solamente un luogo di istruzioni e di nozioni, ma anche un luogo di formazione integrale anche della persona, anche se poi sicuramente nella scuola prevale l'aspetto più cognitivo. Però la scuola ci abilita, allora queste agenzie forse dovrebbero collaborare un po' di più tra di loro, la famiglia, quando c'è e anche quando non c'è, dovrebbe essere soprattutto i genitori a farsi veramente carico di una responsabilità ancora più grande, educando ai valori più profondi, che sono quelli della fedeltà, il valore più profondo, quello dell'onestà, quello della giustizia. E anche quando noi forse questi valori non riusciamo a viverli perché fragili, non per questo dobbiamo non insegnarli, non comunicarli al prossimo, soprattutto ai piccoli. La scuola, dove non si deve solamente proporre qualche nozione, ma soprattutto istruire nella ricerca del bene. E poi la Chiesa, che sia una comunità accogliente, dove si fa esperienza del dono di Dio, ma anche del perdono reciproco. Giustizia e carità, una carità soprattutto verso i bisognosi, sotto tutti i punti di vista, diventando noi prossimo dell'altro. E allora solamente così potremo vivere nella gioia, la gioia che questa domenica ci esorta a vivere. Solamente così noi potremo essere, come insegna la Scrittura, affabili, cioè punti di riferimento, perché in noi la gente possa trovare delle persone che con la mitezza non solo dicono la verità del Vangelo, ma la trasmettono perché sono disponibili, perché sono accoglienti, perché sono coloro che sono sempre al primo posto, vogliono stare sempre al primo posto di che cosa? Del bene da fare agli altri, mettendosi però agli ultimi posti, perché quando si fa la carità la si fa sempre nel silenzio, solamente così la carità poi diventa veramente eloquente.